Tante persone oggi a Felitto per il primo raduno dei Distasi. È proprio Distasi il cognome più diffuso di questa terra. Un raduno che si è aperto con un importante convegno a tema a cui hanno partecipato tante persone del mondo della cultura di questi territori. Sindaco di Felitto, Carmine Casella, sindaco, si tiene oggi il primo raduno dei Distasi. È una cosa molto bella perché significa non solo che questa famiglia così grande sia tanto radicata su questo territorio, ma che sia anche tanto affezionata a Felitto. Sì, sicuramente il cognome di Stasi è uno delle famiglie che sono più numerose, più in uso, ce ne sono anche altre, però è una comunità di Stasi, familiare che Antonio di Stasi da anni ci tiene a unire questi di Stasi. Ha fatto quest'anno il primo raduno, ma già in passato aveva cercato di unirli con il pranzo dei di Stasi. È una bella cosa, speriamo che lo seguano anche altri cognomi che ci sono numerosi per il paese. Perché è una giornata piena, non è solo un evento a se stesso qua, ma ci sarà il pranzo e poi tutti insieme gireranno il centro storico, il paese, faranno una giornata piena in unione. Ex sindaco di Felitto, docente di lungo corso, ma soprattutto di Stasi. Noi siamo con Donato, lei è un'istituzione per questo territorio e oggi si è tenuto un raduno per parlare proprio delle origini di questo cognome. Perché è così importante per questa terra? Se c'è una cosa che mi appassiona è la ricerca. La ricerca storica, la ricerca della storia delle famiglie, la ricerca della storia di Felitto. E così, quasi involontariamente, mi sono trovato a contatto con notizie molto interessanti e mi sono appassionato a conoscere la storia della mia famiglia, la storia del mio paese, la storia della Valle del Calore, e ogni volta che dicevo adesso basta, trovavo qualcosa che mi spingeva ad andare oltre. E così, domani, dopodomani, l'altro giorno, mi sono letteralmente immerso in queste ricerche così gratificanti e così piacevoli. E quindi la famiglia di Stasi, la grande, gloriosa famiglia di Stasi, presente in Italia e nel mondo, e quindi in modo particolare affetto la mia famiglia. Sono tantissimi di Stasi che oggi hanno raggiunto Felitto per partecipare a questo importante raduno. Noi qua ne abbiamo una bellissima rappresentanza perché abbiamo la signora Rosi e la signora Antonietta. Lei ha dato un validissimo supporto a questa iniziativa. Sì, devo dire che Antonio Di Stasi è stato proprio lui che ci teneva e ha detto facciamo un incontro dei Di Stasi, ma lo diceva forse da 20 anni. Anzi, devo dire prima questa cosa. Io nel 1978 abbiamo fatto in Germania un incontro di tutti i felittesi, chi abitava in Svizzera e chi in Germania. E Antonio è venuto e comunque è stato uno che ci tiene sempre al suo paese, come infatti sapete ha fatto il logo di Stasi. Lui l'ha scolpito com'è? Lui l'ha scolpito, è un vero artista, ma ci teneva. E lui, avendo questa certa età, ho detto nel mese di gennaio: Antonio, io voglio sostenerti per fare questo incontro di Stasi, però ci dobbiamo organizzare. E così ho detto, il professore Donato Di Stasi, lui è bravo come sa la storia di tutti i Di Stasi. Giuseppina come una brava moderatrice, veramente infallibile. E Angela Di Stasi, per la parte, lei ha studiato informatica, perciò è bravissima tecnicamente. E così ci siamo messi al lavoro. E devo dire che essendo 5 persone, però non è sempre facile, però ci siamo riusciti. E poi dobbiamo dire veramente pure grazie a voi che poi divulgate tutto ciò, in Vocilento, Felitto nel cuore, sei di Felitto, sei felittesi nel mondo, la famiglia di Stasi su Facebook. C'è stato veramente un gran da fare, però oggi siamo qua e questi ne siamo stati ripagati. E abbiamo chiamato un po' tutti i parenti e oggi qui c'è anche Antonietta Di Stasi che sta facendo un grande lavoro per il Cilento. Ha una pagina Facebook, che magari dopo la facciamo raccontare a lei, una pagina Facebook che parla dei percorsi e sapori del Cilento. Un attaccamento a questa terra veramente forte.
Assolutamente, perché il territorio fa parte delle nostre origini e delle nostre radici. Infatti questa pagina Percorsi e sapori del Cilento l'ho iniziata proprio con Felitto, perché è qui che è nata la mia famiglia con il mio papà e è un paese al quale sono molto molto legata. Ma non ci possiamo fermare solo a Felitto, perché il Cilento è bello nella sua interezza, perché ogni paese, ogni località ha da raccontare e da regalare emozioni, tradizioni, sapori, cultura, e questo va raccontato. Nella mia pagina faccio proprio questo, e più vado in giro, più mi arricchisco e più conosco cose che non immaginavo ci fossero. Il Cilento e Felitto hanno tanto da regalare. Venite a visitarci. Professoressa Giuseppina Di Stasi, ai nostri microfoni, si è tenuto oggi il raduno dei Di Stasi a Felitto. Perché è importante questa iniziativa? Beh, direi che è importante per tanti aspetti. Il primo è quello identitario. Sembrerà strano, ma dietro un cognome c'è la storia, c'è la tradizione, c'è la voglia di stare insieme. La cosa bella di oggi è che oltre che indagare sull'origine storica del cognome Di Stasi e sulla sua diffusione a livello sia nazionale che internazionale, c'è un incontro di generazioni. Quindi è un aspetto che mi sembra importante sottolineare, ma soprattutto è un processo comunitario quello che noi abbiamo messo in atto, cioè vedere unita una comunità attorno alla storia e attorno all'importanza della ricerca storica. Eccolo qui il signor Antonio Di Stasi, organizzatore di questo grande raduno dei Di Stasi. Come è nata questa idea? No, è nata perché io cercavo per sapere della mia famiglia come era e come è arrivata qua a Felitto, e poi ho avuto l'idea, è venuto Facebook, abbiamo fatto il gruppo Famiglia Di Stasi e ho scritto lì che dovevamo fare un barbecue mondiale, che poi si è verificato uno di zona, solo questo qui. E poi ci sono stati quelli che mi hanno aiutato, Rosa Oristanio, il professore Donato Di Stasi, la dottoressa Giuseppina e Angela Di Stasi, mi hanno dato una mano e detto, hanno fatto tutto loro. E siamo arrivati a questo qua.